prima di fare i buchi di Natale, in attesa che arriva Papa Francesco, ci sono anche due nuove guardie che hanno girato molto tempo fa, perché hanno girato con la Vico Fedese, se non ci fosse no. Però noi abbiamo un'abitudine, ma abbiamo consolidato il nostro istituto, che hanno il leggeramento davanti al prefetto non basta. Noi facciamo una rinnovata promessa, un rinnovamento promessa anche qua, che ora Rovere e Barone reggeranno solennemente davanti a tutti. Quindi, ora intanto incominciamo con Barone, io lo do il rinnovo della promessa e ve lo leggerà perché si impegnerà con tutti i suoi colleghi. Avanti, Barone. Promessa e impegno della guardia giurata a Barone Arci. Oggi, dopo aver presentato il giuramento davanti al prefetto di fedeltà alla Repubblica Italiana, impegnandovi ad osservare lentamente le leggi dello Stato ed adempiere le funzioni fedelmente con conoscenza e diligenza, alla presenza di tutti voi presenti e in particolare davanti ai miei colleghi e al comandante dell'Istituto Europol, alla quale da oggi con orgoglio e onore appartengo io, GPG Barone Angelo, mi impegno pubblicamente e prometto di essere e di operare sempre nel rispetto delle leggi e dei regolamenti, di assolvere puntualmente e diligentemente i propri compiti, astenendomi ad ogni atteggiamento contrario alla dignità professionale e di ciò che possa arrecare pregiudizio all'Europa, di essere leale e rispettoso e dignitoso nei confronti dei superiori, dei subordinati e dei colleghi, evitando di esprimere e diffondere critiche e se non ai diretti interessati, a condizioni che siano costruttive, di evitare nella vita privata di assumere atteggiamenti che possano fare dubitare sulla mia onestà e sulla mia affabilità, di osservare nella maniera più assoluta il segreto di ufficio e di mantenere la più rigorosa riservatezza su tutto che vi viene convidato o vi venga a conoscenza nell'aspetto del mio servizio, di animare un sano spirito di corpo aiutandoci a vicenda con colleghi, di tenere con gli stessi rapporti di cordialità, tolleranza, rispetto, reciproco e solidarietà, di astenendomi dal rivolgere attacchi personali, ingiurie o calunnie, di denunciare sempre e sempre idivo ai superiori l'eventuale grave violazione ai doveri di servizio compiuto da un collega, di indossare l'uniforme dell'istituto con dignità e orgoglio e di avere particolare cura della propria persona e dell'aspetto esteriore alla fine di evitare giudizi negativi per il prestigio e il decoro dell'eroe, di sforzarsi per migliorare costantemente l'immagine e il buon nome dell'Europol, di accrescere la propria preparazione e professionalità partecipando attivamente a tutte le conferenze, incontri, riunioni, corsi che vengono organizzati all'Istituto Europol. Quindi in realtà sono le parti già, sono tutte parti già, le parti già del gruppo sono diverse. Diverse perché quando distingue qualcosa di particolare. Intanto l'orgoglio per la divisa e per l'ero che appartengono. E poi anche il modo di poterci, di stare assieme, tutto assieme. Allora, è la nostra famiglia, quindi una famiglia che ognuno di noi deve fare parte integrante della famiglia, deve portare avanti il nome, deve vestire l'uniforme con orgoglio e con dignità, anche perché se voi vedete per esempio un carabiniere come tutto squarcito, cosa dite? Un carabiniere squarcito dice guarda i carabinieri come vanno, quindi significa che voi quando andate male date un'impressione cattiva di tutto il corpo e quindi tutto ciò voi non dovete permettere. A questo punto io farei ripetere la cosa a Rovere, per esempio non... Oggi, dopo aver prestato giuramento davanti al prefetto di fedeltà alla Repubblica Italiana, impegnandomi ad osservare lealmente le leggi dello Stato e ad adempiere alle funzioni affidatemi con coscienza e diligenza, alla presenza di tutti voi, in particolare davanti ai miei colleghi e al comandante dell'Istituto Europol, alla quale da oggi con orgoglio e con onore appartengo,
Io, GPG, Rovere Francesco, mi impegno pubblicamente e prometto di osservare e di operare sempre nel rispetto delle leggi e dei regolamenti, di assolvere puntualmente e diligentemente i propri compiti, astenendomi ad ogni atteggiamento contrario alla dignità professionale e che possa arrecare pregiudizio all'Europol, di essere leale, rispettoso e dignitoso nei confronti dei superiori, dei subordinati e dei colleghi, evitando di esprimere e diffondere critiche se non ai diretti interessati e a condizioni che siano costruttive, di evitare nella vita privata di assumere atteggiamenti che possano fare dubitare sulla mia onestà e sulla mia affidabilità, di osservare nella maniera più assoluta il segreto di ufficio e di mantenere la più rigorosa riservatezza su tutto ciò che mi viene confidato o a cui vengo a conoscenza dell'espletamento del mio servizio, di animare un sano spirito di corpo aiutandoci a vicenda con i colleghi, di tenere gli stessi rapporti di cordialità, tolleranza, rispetto reciproco e di stessi rapporti di astenere. E di esserebbe da rivolgere attacchi personali e ingiuri. Questa commozione non ci onora, cioè tu vuol dire che Roma sente particolarmente l'appartenenza a questa piccola, a questo piccolo nucleo che sta cercando di crescere in maniera particolare. In questo caso sono già guardie che hanno giurato, che hanno fatto un servizio, ma prima di diventare guardie almeno cose 40 ore, se no è corso. Il corso è piuttosto lungo e piuttosto duro, anche perché spesso la parte la faccio io solamente. E quindi il corso viene fatto per 50 giorni, cioè un mese, qualche cosa. Se non finiamo il programma non si finisce e alla fine si sostengono degli esami. Se l'esame vengono superati, uno diventa guardia giurata, se non vengo superato, anche se diventa guardia giurata perché non lo buttiamo fuori, lo sapete da capo il corso. La condizione per poterlo superare sono riportare una votazione minima di 106 sessantesimi. Per fortuna i signori che hanno partecipato al secondo corso, per questo venendo il terzo, subito chi te la dico Fedez, più Gianmarinaro, giusto, l'hanno superato abbondantemente e durantemente. Però dire superato un corso, noi invece anche in questo caso lasciamo testimonianza di chi tu percorso. E abbiamo fatto dei piccoli attestati.